Caro Luca De Filippo. E sì, mio signor Luca. Signor Luca De Filippo, sono un barbiere di Torre del Greco. Ho una grande passione per il teatro e ho deciso. Chiudo il salone e mi metto a fare l'attore. Le scrivo per chiederle se è possibile fare un provino con suo padre, il grande maestro Edoardo De Filippo. La ringrazio anticipatamente in attesa di una cordiale risposta. Ciro Bertolini. Via Posillipo 20, Napoli. Caro Ciro, ho letto la tua lettera. Se vuoi possiamo incontrarci a casa mia e di mio padre martedì 10 giugno alle 4 del pomeriggio. L'indirizzo è via Posillipo 20. Cordiali saluti, Luca De Filippo. Direttore Bertolini. Vagulessa per la vicina, un teatro mi emoziona, ma mi manco professore, non copione, po' provino, sono pronta stamattina, che già si massignita mano, poi mi abbraccio pure l'aria. Vino mio frate, vino mio frate, vino mio frate. Guardo l'orologio ogni minuto, ma faccio dei cappati, manco a passa giù. E penso che non ci ho mai comunicato l'amore per teatro, o quello che scrivevo. E mi mettevi scuro, e dicevo che ogni giorno guardavo con me, tra gente e qualche sceneggiato in da televisione. Volevo fare l'attore, però non lo dicevo. A roba che sentivo frase con me, all'età tu già guadagnavo. Mare che non mi stira, che ieri hanno arrestato a Peppa a Basso Viga. O frate l'ha tradito, trovate una fatica, trovate una fatica, trovate una fatica, trovate. Scusate, questa è la villa di Edoardo? Sì. No, perché io c'ho un appuntamento con Luca De Filippo e non trovavo il campanello per farmi aprire il cancello. Ah, te li dà appuntamento con Luca De Filippo? Sì. Io sono con trattore e Zi Carmelo. O sto portando la pasta o furno. Venite come? Grazie. Direttore Bertolini, ma volesse per la vicina, un teatro mi emoziona, ma mi manco professore, non copione, po' provino, sono pronta stamattina, che già si massignita mano, poi mi abbraccio pure l'aria. Vino mio frate, vino mio frate. Sentite, ma voi veramente lo tenete l'appuntamento con Luca De Filippo? Certo che lo tengo. No, perché io vi devo dire quello che è successo la settimana scorsa. La settimana scorsa passo per innanzi al cancello e trovo a chi non l'ha uno curtulillo, sì, un musicante importante, come si chiama? Ma non mi viene un nome. Ah, quello che ha fatto quella canzone, beh, bellissima. Piglio cana, chiappo cana, capro cano, cano, cano. Piglio cana, chiappo cana, capro cano. Ma voi state parlando del grande maestro? Sì, proprio lui. Io stavo andando sul cancello e mi ha detto che stia a Villa d'Eduardo. E ha detto sì. No, perché io tengo un appuntamento, ma questo non trovo il campanile. Ah, non, va bene, non fa niente, venite con me, mo porti a tuo maestro. Chi lo vuole roba, Edoardo mi chiama, mi dice Raffè. Ah, la prossima volta sta gente me la porta giù. Niente di meno? Niente di meno, sì. La faccia del bicarbonato di sodio. Perciò non mi facete fare brutte figure. Io ci tengo per Edoardo. Voi ho tenuto l'appuntamento? No, io l'appuntamento ce l'ho.
Non vi dovete preoccupare, se volete vi faccio leggere la lettera che mi ha spedito Luca De Filippo. No, non voglio leggere niente. Voi tenete l'appuntamento. Ce l'ho l'appuntamento. Buongiorno, sono Raffaele. Hai portato la pasta al forno. Ah, Raffaele, tra. Maronna mia, che stai a voce Edoardo? Ah, qua ci sta pure un giovanotto che può parlare con voi. Si chiama Bertolino. Bertolini? E chi è sto Bertolini? Ah, Ciro Bertolini, c'ha appuntamento con me. Ciao, tu sei Ciro? Sì. Come stai? Bene. Piacere, Luca. Piacere mio, grazie. Andiamo sul terrazzo, così ti presento a mio padre. Sì. Madonna mia bella, ora conoscerò Edoardo, il grande Edoardo. Finalmente è arrivato per me il momento di conoscere il grande Edoardo. E ora come lo chiamerò? Direttore? No, no, tutti lo chiamano direttore, no, direttore è troppo usuale, cerchiamo di distinguerci. Commendatore? No, commendatore no, quello è comunista, non gli piaceranno le onorificenze. Senatore, ecco, sì, senatore De Filippo. Papà, ti presento Ciro Bertolini, quell'attore che ci ha scritto la lettera. Piacere. Signor De Filippo? Maestro, io sono mortificato. Io faccio schifo, io sono la schifezza dell'umanità, maestro, io non so che fare, se mi permettete, io vado a mangiare una coppa bascia. Poi un po' di caffè. Vieni con me, parliamo un poco. E mi trova annanzi a te tutte parole preparate so carute zemo caffè. Papà Bertolini se ne va e ti saluta. Arrivederci, direttore, cioè senatore, cioè arrivederci. Ah, sentite. Dite. A prossima volta. Sì? Mannata una fotografia. Direttore su Bertolino, sì, ma volesse verrà vicino, sì, un teatro mi emoziona, sì, ma mi manco professore, sì, non copione, un po' provino, sono pronta stamattina, che già si m'assigni da mano, poi mi abbraccio pure l'aria. Vieni, vieni, frate, vieni, vieni, frate, vieni, vieni, frate, guardo l'orologio.
luce ogni minuto. Ma faccio dei cappato, ma un coppa sa giù. E penso che non ci ho mai comunicato l'amore poteato, o quello che scrivevo. E mi mettevi scuro e dicevo che ogni giorno guardavo con me, tra gente e qualche sceneggiata in da televisione. Volevo farla a tutti, però non lo dicevo. A roba che sentivo frase con me, all'età già guadagnavo. Pare che non mi stira, che ieri hanno arrestato a Peppa a Basciovica. O frate l'ha tradito, trovate una fatica, trovate una fatica, trovate una fatica. Arrego vica mia, pisce ogni giorno. Ma io sono nata cosa perché tengo nel suo. In ogni momento penso palcoscenico. E a scena levo panica e non sa chi sorge. Che vedo una parola bella in danno spicchi. Ma io su Bertolino, ma questo verrà vicino. O teatro mi emoziona, ma me manco professore. Non copio una popolo viso. Sono pronta stamattina, che già si mastignita mano. Poi mi abbraccio pure l'aria. Se fuso motore, ma rindo ancora speranza non muore. Ma muovo, perciò stasera scrivo direttore. Una grande lettera mi sovrastona che mi gira attorno. Ma un punto mare calma e tutti i giorni torna a ripetere. Che ogni capo è come il tribunale Santa Maria Capo a vedere e non si può competere. Si mi diverte perché si speciala. E un male trase quando rimanimo solo l'altro passaporto può futuro. O sa quando era creatura. Mi si tortura in un professore a scuola che non mi capiva. Nessuno che spendeva due parole buone. Giocavamo a pallone sotto sole e facevano i guai. Solo per ci favorì a qualcuno che passava e diceva frate sto insieme a te. Tengo un'età ma non mi ha scordata. Ha vinciuto una vita che mi ero condannata. E mo so io su Bertolino va volesse verrà vicino. O teatro mi emoziona ma mi manco professore. Non copio una popolo viso. Sono pronta stamattina che già si mi ha finita mano. Poi mi abbraccio pure l'aria. Vicina, o teatro mi emoziona, ma mi manco professore. Non copio una popolo viso. Sono pronta stamattina, che già si mi ha finita mano.